Benvenuti sul canale. Benvenuti sul canale. Io sono Gino e ho bevuto il vino un po'. Gino d'Italia che ha bevuto il vino, un po' vedete il naso, è un po' rosso. Comunque, oggi vi racconterò una storia. Vi racconterò una storia, ma non è mia. No, 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 no. L'ho presa da un libro. Un libro di un signore molto più intelligente di me, che si chiama Luigi Malerba. E Luigi Malerba, tanti anni fa, ha scritto questa storia. Ha scritto un libro che si chiama Storie e storiette. Storie, storiette, storie, piccole storie, lo dico per i miei studenti, che storietta è una piccola storia, ma non è una parola molto comune, è una storietta. E questa storia che vi racconto oggi si chiama Le teste e le zampe, Luigi Malerba, e la dedico, cioè, al mio amico Massi, che mi ha prestato il naso non è mio, è di Massi. Però ho un problema, che non vedo bene, non vedo bene, ho bisogno degli occhiali, ho bisogno anche i miei occhiali, grazie Massi, e vi racconto la storia di Le teste e le zampe. Ora la racconto bene, 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 ok? Toti era un cane molto educato e obbediente. Faceva la guardia alla casa, si comportava bene con i bambini, dava la zampa ai padroni, era amico del gatto, sapeva distinguere i ladri dagli operai che venivano nella fattoria per lavorare. Gli manca soltanto la parola, dicevano i padroni. Ma Toti aveva un difetto. Era molto goloso di galline. Un giorno che giocava sull'aia con delle pollastrelle, gli era successo per sbaglio di assaggiarne una e gli era piaciuta moltissimo. Da quel giorno, ogni tanto a Toti gli scappava mangiata una gallina. I padroni lo rimproveravano molto e finalmente riuscirono a convincerlo che doveva lasciare in pace le inquiline del pollaio. Toti era un cane educato e obbediente e quando vedeva una gallina si voltava dall'altra parte, facendo finta di niente. Anche i padroni di Toti erano golosi di galline. Ogni tanto ne ammazzavano una e la mangiavano bollita o arrostita o al tegame o alla cacciatora. Le uniche parti che i padroni non mangiavano erano le teste e le zampe. E così un giorno, invece di buttarle nel secchio, gliele diedero come cena. Toti ne fu felice e si leccò i baffi. Poi cominciò a fare i suoi ragionamenti. Per alcuni giorni rimase per lunghe ore sdraiato sul prato nel tentativo di risolvere i suoi dubbi su ciò che era lecito e su ciò che era proibito in fatto di galline. Alla fine decise che le galline non si dovevano mangiare, ma che si potevano mangiare sia le zampe che le teste. Toti non perse tempo, andò nel pollaio e mangiò le teste e le zampe di tutte le galline, senza mangiare il resto, perché era un cane educato e ubbidiente. Oh, scusa, povere galline, veramente. Mi dispiace un po' per le galline. Povere galline, scusate. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuta la storia e se non vi è piaciuta, no, non iscrivetevi. No, no, no,
non iscrivetevi al canale se non vi piacciono le mie storiette. Don't you think the Joker laughs at you?